con i suoi 15.000 metri quadrati di giardini ben curati, la sala interna, gli ampi spazi esterni, la piscina e il ristorante, offre un'ambientazione perfetta per ogni tipo di evento. Villa Italia! Seguiteci sui social, visitate il nostro sito e veniteci a trovare. Vi aspettiamo! Il santuario dell'Avvocatella si prepara a vivere l'ultimo evento del periodo natalizio con la tradizionale levata del bambino che si terrà domani, domenica 4 febbraio, al termine della Santa Messa delle 18.30. A seguire poi, dopo il grande successo dello scorso 29 dicembre all'Abbadia di Cava con Aspettando il nuovo anno tra note ed emozioni, il coro di Santa Scolastica diretto da Chiara Gaeta terrà un concerto in cui la musica si alternerà a momenti di riflessione e di poesia. Sì, qui c'è la tradizione che prima o dopo la festa della presentazione al Tempio di Gesù viene anche la levata del bambino. Alle ore 18.30 ci sarà la messa solenne e dopo la processione con Gesù bambino, insomma con il canto poi finale del Te Deum e il bacio del bambino. Quest'anno poi c'è una sorpresa perché la nostra direttrice del coro ha preparato un mini concerto, adesso vi parlerà lei di questo. Domenica, dopo la processione della levata del bambino accompagnata dal suono delle zampogne, ci sarà il concerto per la levata del bambino. Infatti alle ore 20 il coro Santa Scolastica, accompagnato dai maestri Adolfo Dellitto al piano, Cristian Brugale alle voci e le percussioni, Martino Brugale ai fiati, terranno questo concerto. Io sarò al violino e alla voce, alla direzione corale, e la serata sarà lietata anche dalle poesie di Alessandro Bruno, dal suo libro Feste, Festine e Maletiembe. Una serata musicale, una serata di meditazione, riflessione per salutare ancora una volta le feste natalizie. Vi aspettiamo, ore 20, Santuario Avvocatella, domenica 4 febbraio. La levata del bambino sarà anche l'occasione per visitare il caratteristico presepe allestito nello splendido scenario delle grotte del Bonea, proprio al di sotto del santuario dell'Avvocatella, dove, come narra la tradizione, nel 1200 circa la Madonna apparve a San Leone, secondo abate dell'Abbadia di Cava.